Amici di Daily Cases, buongiorno, mi trovo in questo momento in compagnia del professor Luca Filipponi, buonasera professore, presidente dello Spoleto Arts Festival. Ci troviamo esattamente a Palazzo Mauri, questo splendido palazzo, il professore mi può confortare, del XVII secolo se non sbaglio. Sì, sì, anche per le origini precedenti, però beh, non è importante. Ricco di affreschi. Allora, veniamo al nocciolo della questione. So che in questa edizione dello Spoleto Arts Festival si aggiungeranno delle nuove sezioni, ci può dire quali sono? Sì, beh, soprattutto la moda, e poi c'è un rafforzamento della parte letteraria, e poi Spoleto Scienza, che è una novità in assoluto che abbiamo fatto proprio oggi, quindi ci sono più ambiti che un po' nello spirito della manifestazione, cioè promuovere un po' l'interdisciplinarità, e quindi poi ci sono molte importanti liaison sia con le accademie cinesi, con città cinesi, e poi con anche le città americane, in particolare le accademie americane, in particolare con New York, e qua anche Billy Miller The Artist. Ci sono, ecco, tante novità, perché poi ogni anno una manifestazione si deve rinnovare. Quindi non solo interdisciplinarità, come dice lei, ma anche interculturalità, si può dire. Sì, e poi ci sono le due peculiarità di questa manifestazione, che sono date dalla parte comunicativa. Quindi si fa innovazione anche facendo comunicazione, cioè certo. Anche dicendo le stesse cose, come ho detto provocatoriamente ieri alla presentazione, se noi diciamo le stesse cose ma le comunichiamo in maniera abbastanza diversa, comunque in qualche modo facciamo innovazione nel XXI secolo. E poi c'è l'aspetto internazionale, perché anche parlare è interessante vedere come appare l'immagine dell'Italia e di Spoleto nel mondo. Certo. Ecco, perché noi abbiamo un'idea che è quella che appare in Italia nel mondo, cioè attraverso i media italiani che ci riportano. È molto più interessante invece proprio invitare direttamente delle troupe, giornalisti stranieri, e far fare a loro gli speciali e vedere che dicono. Cioè, e questo sicuramente è un impatto diverso, e si fa un vero concetto di partnership in questo modo, internship a livello internazionale, e questo dà dei risultati, perché comunque è un crescendo, i numeri sono molto importanti, sì. Ci sono anche questo, che è il premio letteratura, che siamo qui in questa sala di Palazzo Mauri, che ha origini cinquecentesche, poi ha avuto una serie di ristrutturazioni successive, però il Salone Nobile di Palazzo Mauri, e qui facciamo il cosiddetto campiello della letteratura italiana, perché sono 10 anni che facciamo questo premio, ogni anno cresce di più, ci sono attenzioni dell'editoria e di tantissime altre cose. Quindi, che dire, professore, insomma. Professore, agganciandomi a quest'ultima osservazione che lei ha fatto, la risonanza di questo festival anno dopo anno è sempre più ampia, ecco, vede sempre molti ospiti, quest'anno appunto, collega, mi ha detto, anche artisti stranieri, media stranieri, ecco, com'è riuscito il Spoleto Arts Festival a catalizzare così tanto interesse? C'era, dopo la morte di Giancarlo Menotti, c'era questo ponte che si era creato tra Spoleto e New York. Abbiamo in qualche modo ripreso questo ambito culturale di persone che erano venute a Spoleto negli anni 70 e 80, e l'abbiamo continuato a coltivare, ecco, insomma. Quindi il segreto è che nessuno ci aveva pensato prima. Tutto sommato è una cosa semplice, certo. Cioè mettere insieme tutti gli attori della comunicazione, però ci sono due difficoltà. Primo, appunto, che nessuno ci aveva pensato prima. Il secondo è che mettere insieme tanti artisti con tanti ambiti diversi, sì, non è una cosa così semplice, certo. Il terzo è che devi, se vuoi fare un vero festival, devi creare un collante comunicativo culturale, barra culturale, che è una cosa ancora più difficile, perché è una cosa che lo fai un anno ma ti potrebbe venire meno bene il secondo anno, ancora peggio il terzo. Quindi lo devi fare in un'ottica di crescendo, e quindi ecco tutte queste cose, e poi dopo le singole cose le devi unire insieme come in un mixage. E come tutti i grandi barman, i cocktail non vengono sempre bene, devi miscelare bene gli argomenti, e in questo caso e anche le questioni. Quindi finita questa rassegna, bisogna già pensare alla prossima. In sintesi, la difficoltà è creare una magia, cioè ogni anno bisogna creare una magia diversa, e quindi in termini più pratici attrarre in qualche modo i nostri partnership, i nostri partner. E quindi questa è la difficoltà, e per adesso che stiamo riuscendo, e quindi io faccio un po', tipo, diciamo, il Mourinho dell'arte contemporanea, motivare le persone, certo. Metterle insieme, e mettere insieme sempre gli 11 giocatori più bravi. Per adesso stiamo vincendo. La differenza di Mourinho diceva titoli zero, in questo caso titoli tanto. I titoli ne ha avuti parecchi Mourinho, però certo. Insomma, ultimamente no, non molti. Recentemente no, però insomma, ecco, non abbiamo
lavoriamo più per essere propositivi in questo caso, non c'è un avversario diretto, ne abbiamo tanti indiretti, però diciamo non sono proprio avversari ma sono persone che lavorano in maniera differente da noi, però nel nostro spirito riteniamo che anche da, come diceva Picasso, anche un cattivo uomo può fare una grandissima arte. Quindi anche un artista scarso, magari nel suo ambito, nel suo contest, messo in un attimo contest, può diventare Picasso, certo. E quindi non lo escludiamo. Professore, grazie della sua gentilezza e in bocca al lupo allora. Bene, grazie e grazie a voi per la vostra attenzione e per la vostra divulgazione. Bene, allora alle prossime e a presto.